tra i misteri del bosco, la terra custodisce un tesoro. Giuliano e il suo cane Lola ne conoscono il segreto. Il suo profumo è emozione e magia. Quando pensi a un tartufo, Giuliano Tartufi. Finisce 2-2 tra Pietralunghese ed FC Castello San Secondo, dopo una gara sicuramente non priva di emozioni e colpi di scena. Al nono, prima occasione della Pietralunghese, che sfuma. Galli da calcio piazzato spedisce in area, dove c'è Fumaria lanciato, ma non è preciso e divora un'ottima occasione. Al 20esimo, Xafa da fuori area si aggiusta il pallone e tira teso basso. Il portiere si allunga in ritardo, ma è salvato dalla traiettoria imprecisa con la palla che sfila sul fondo. Al 30esimo, ospiti pericolosi. Oxa dal limite ci prova, ma la conclusione è alta di poco. Al 35esimo, Fotnassi è lanciato in area. Fumaria prova il contrasto, ma arriva in ritardo e lo atterra in maniera fallosa. L'arbitro, senza indugi, segnala il dischetto e Paveliu si posiziona. Al 37esimo, infatti, siglata la marcatura dello 0-1, con tiro che spiazza Ciribe. Al 44esimo, Galli su punizione, lancia al centro area. Renan ci arriva di testa, ma è facile per Rossi. Si passa al secondo tempo con le immagini di Enrico Lucchetti e si riparte dallo 0-1 dei primi 45 minuti. La Pietralunghese, che deve recuperare lo svantaggio, parte subito in avanti. Al secondo minuto Biela prova dalla sinistra, ma la palla non c'entra la porta. Ma è al quarto minuto che, sfruttando una disattenzione degli ospiti, arriva il pareggio firmato da Xafa, con un tiro da centro area che spiazza Rossi. Al 14esimo Biela a sinistra la posiziona sulla testa di Xafa in area, ma il colpo non è pericoloso e finisce fuori. Al 19esimo Petruzzi trova lo spazio giusto e si infila nell'area della Pietralunghese, ma è Ciribe che si impone e blocca. Al 21esimo rispondono i locali con Xafa che ci riprova, ma il tiro è facile per il portiere Rossi. Al 28esimo, su calcio piazzato, arriva il vantaggio degli ospiti, firmato dal neoentrato Piccini, che in mezza rovesciata supera tutti. Al 40esimo, incursione di Muca in area, che inganna l'avversario con tunnel e calcia teso, ma gli ospiti salvano. Due minuti dopo, suonano forti le proteste dei locali per un evidente tocco di mani in area di un giocatore dell'FC Castello, ma per l'arbitro è tutto regolare. Ma è al 47esimo che, con un clamoroso errore del portiere Rossi, che in uscita non aggancia la palla, e ne approfitta Magalotti, che manda la sfera in rete. E così il pareggio della Pietralunghese sullo scadere del termine. Con mister Bendini, un commento a questa partita, col risultato un po' rocambolesco, soprattutto nel finale. Ma guarda, cioè, adesso soddisfatti perché le ultime due prestazioni, Pier Antonio e Pietralunga, pensavamo di raccogliere poco. Effettivamente abbiamo raccolto poco per quello che abbiamo prodotto. Oggi credo che il pareggio alla fine ci può stare, però se non fa l'errore nostro al 92-93esimo, la partita probabilmente la portavamo in porto, che per noi era importantissimo. Però dobbiamo essere consapevoli che le ultime prestazioni ci danno un po' di ragione, perciò dobbiamo continuare con questa voglia, con questa intensità, e credo che comunque dobbiamo lottare fino a Pasqua sicuramente. Mister Guazzolini, questo risultato, questo pareggio 2-2, un commento? È stata una partita un po' rocambolesca, soprattutto nel finale? Di solito si perdono queste qua le partite, quindi dobbiamo prenderci il buono. C'è stata una reazione. Era molto confusionaria perché il campo non ci permetteva più, era quasi notte, quindi non erano ottimali, dai. E chiaramente abbiamo accusato un po' le tre partite nella settimana, siamo un po' corti, abbiamo qualche infortunato, quindi sono andati benissimo, solamente che chiaramente avevano magari bisogno di riposo, però bene, dai, ci prendiamo il buono, ripartiamo, prepariamo l'ultima partita prima di Natale, poi a Natale tiriamo una linea e vediamo dov'è la Pietralunghese, ma con molta serenità vedremo quello che succede, insomma. Grazie. Prego.